La Roma sta dunque per chiudere l'acquisto di Mancini dall'Atalanta a 21 milioni più 4 di bonus, un'operazione complessivamente da 25 milioni. Questo conferma la capacità dell'Atalanta di sapere non solo costruire ottimi giocatori, ma anche venderli a cifre elevate. Basti pensare a Gagliardini, a Kessié, a Caldara, allo stesso Cristante andato proprio alla Roma. È un'operazione che dal punto di vista economico lascia molti dubbi, perché la valutazione è effettivamente molto molto elevata, e anche sul piano tecnico. Mancini è un giocatore che nell'Atalanta ha sempre giocato a tre, in tante partite importanti è finito anche in panchina. Quando è stato impiegato nella difesa a 4 con l'Under 21 ha mostrato qualche impaccio. Ecco, noi non sappiamo se questa davvero potrà essere l'operazione giusta per la Roma. Messa assieme l'aspetto tecnico e l'aspetto economico, ci sembra un affare molto molto rischioso per il club giallorosso. Quindi i nostri voti a questa operazione sono 8 all'Atalanta e 5 alla Roma.